Buonasera. Buonasera. Io mi chiamo Cassandra e sono una... Faccio la... Vabbè, ho studiato per farlo, sono diplomata. Salgo qui così mi vedete meglio. Non so da dove derivi questo pudore. È una parola che io ho sempre amato. Tuttavia, o la si afferma con orgoglio, o se ne ha un rispetto tale che quasi si ha paura a pronunciarla. Vabbè, tanto io fra poco non la potrò più pronunciare, io non potrò più essere questa parola. Perciò tanto vale dire che io sono stata una... Ho fatto la... Sono sicura che altrove non è così. Sono sicura che altrove è più facile dirla, forse perché altrove ha un valore. È meglio che faccia un passo indietro e vi spieghi. Tutto è cominciato diversi mesi fa, quando ho letto su un quotidiano una notizia in merito ad una sentenza che prevede una nuova fattispecie di reato, il reato di violento abbandono. Il giudice ha previsto il risarcimento dei danni per una persona abbandonata dal suo compagno o dalla sua compagna in un modo violento e che in seguito alle modalità dell'abbandono, anche dopo diversi anni versi in stati depressivi e che a cagione di tale abbandono ancora non sia riuscito o riuscita a riappropriarsi di una vita normale. È un risarcimento emotivo. Allora ho pensato che anche io, sì, che anche io avrei potuto farlo, che anche io avrei potuto denunciarlo, e così l'ho fatto. Io l'ho denunciato. Ho denunciato lo Stato per il violento abbandono della sottoscritta. La Repubblica si è macchiata del reato di violento abbandono. E nel mio caso, e vabbè, in realtà non solo nel mio caso, il reato è continuato. E io direi che è una fattispecie di aggravante. E io ho deciso anche di aggiungere nella denuncia l'omissione di soccorso. Articolo 1600 del codice dei delitti e delle pene. Che cosa c'entra? La grande carta non recita forse così? Che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione, che concorra al progresso spirituale o materiale della società. Insomma, concorrerò a qualche cosa anche io, no? Per spirituale non si intende solo il rapporto fra l'uomo e Dio, fra l'uomo e il trascendente. Per far progredire lo spirito bisogna dargli da mangiare. Ecco che cosa serve là. È come una sorta di nutrice, perché per esempio potrebbe... Insomma, io concorro al progresso spirituale della società facendo... l'attrice. Ecco, questo è... era il mio lavoro. Ah già, dimenticavo che qui non è un vero lavoro. Comunque, in ogni caso, la denuncia allo Stato non è stata gradita ai piani alti. E anche perché se io avessi vinto mi avrebbero dovuta risarcire con me tutti quanti, dal primo all'ultimo. Allora mi hanno denunciata a loro volta. Per vilipendio alle istituzioni. E hanno vinto. E lo Stato ha vinto. E il giudice ha sentenziato che io ho vilipeso le istituzioni
Mi hanno interdetta da qualsiasi tipo di esibizione in palcoscenico. E oggi mi hanno dato queste. Sembrano degli Smarties. Sono obbligata per legge a prenderle. Dice che servono a dimenticare. Credo che intendesse dire dimenticare il teatro. Dice che mi guariranno, che ne hanno già guariti degli altri così. Dice che placheranno la ribellione e mi aiuteranno a non sentire il dolore. Dice che la mia è una ribellione autogenerata. Non viene da fuori. Non ci sono cause esterne. Sono io che la creo con quello che faccio ed è per questo che non devo più recitare. E anche perché così non mi verranno più idee strane come quella della denuncia. Si evince dunque che io non potrei essere qui con voi. Dovrei starmene a casa a trangugiare le pastiglie. Vi ricordate di quel ragazzo? 2 anni fa. Che è stato disattivato. Al quale hanno spento la voce. I miei colleghi si stanno preparando. Forse è arrivato il momento che mi prepari anche io. Perché questa sarà la mia ultima volta. Salve! Buonasera! Io sono un'attrice. E ho saputo del vostro provino. Ho saputo che la vostra paninoteca sta cercando delle ragazze panino che sappiano ballare e cantare. E io credo di corrispondere a questo profilo. Mi sono già accordata con il maestro, ho portato un pezzo, non lunghissimo, ma l'inizio è a cappella. Thank you.
possibile della città. Cambio mestieri, 3 volte al mese, ho 2 patenti, 4 divise, 2 lauree all'estero, 13 master, mi so adattare. La mia esperienza è l'astinenza, sono un filosofo del cococò, ma so far tutto, sopporto tutto, sono il migliore. E bravo, bravissimo, flessibilissimo, questo è il curriculum di qualità, come elastico, posso allungarmi di qua e di là. Perché se lei ha meno di 29 anni e ci tiene all'ambiente, lei ci tiene all'ambiente. Perché se lei ha meno di 29 anni e ci tiene all'ambiente, io la esorto,
la spingo a consultare il nostro sito www.lavoribiodegradabili.degrada. Si tratta di una serie di attività amene che sono in grado di scomparire nell'ambiente senza lasciare alcuna traccia nell'arco di poche ore. Lei, per esempio, è lì che sta lavorando e puff, il lavoro non c'è più. Mi sembra un'occasione straordinaria. No, non è un'occasione straordinaria per esercitarsi in una situazione lavorativa al passo con i nostri tempi. Ma siccome anche qui io vedo che non vi trovate, ma perché non vi trovate? Allora passo a fare delle domande più dirette. Lei, con gli occhiali, è un tornitore? Perché se lei è un tornitore, oppure lei è una parrucchiera? Perché se lei è una parrucchiera, oppure un insegnante precario? Lei è un insegnante precario? Oppure un elettricista, un muratore, un imprenditore sull'orlo del fallimento. E avete tutti, dico tutti, perso il lavoro almeno 12 mesi fa. Ma io vi esorto, vi spingo a consultare il nostro sito www.chepeccato.com. Oppure il nostro sito www.maicomunemezzogallo.audio. Si tratta di una serie di situazioni in cui potrete trovare una serie di cassa integrati, precari, licenziati freschi freschi, con i quali scambiare quattro risate. Ma se anche qui non vi trovate, io adesso come faccio? Qui ci sono una serie di opportunità, ecco che mi casca l'occhio su una. Per esempio, vi esorto tutti quanti, vi spingo a consultare il sito www.emigraadesso.es. Ma un silenzio. Questa sguaiatezza. Si tratta di una serie di località indicate nelle quali tentare la fortuna. Tra queste le straordinarie opportunità di Haiti, Mozambico e Chad. Ora siamo alla conclusione. Posso darvi un'ultimissima opportunità. C'è questa assidua ricerca che io non riesco a spiegarmi di cani pitbull e rottweiler. Allora, noi abbiamo creato questo sito che si chiama www.lavorialternativi.art, dove la persona che ricerca il suo cane può trovare il precario che fa per lui, che sa abbaiare, mordere e latrare. Candidatevi. Vi esorto, vi spingo a candidarvi, avrete in cambio una deliziosa, vi assicuro, deliziosa cuccia riscaldata nella quale pernottare e trovare il ristoro tra un abbaio e l'altro. Ora vi devo salutare con grande rammarico, ma io vi ricordo e non posso non ricordarvelo della grande opportunità che offre il Comune di offrire una preziosa porta di volontariato su strada.
come operatore ecologico. Unica clausola è l'offerta da parte vostra di 33 euro per avere tutta la mazza con il logo del comune. Ora vi saluto, vi prego, vi esorto, vi spingo a seguirmi nei nostri uffici dove procederemo con rapidità all'iscrizione, che ha un costo irrisorio di 35 euro più un'offerta obbligatoria a partire da 50 euro per rimanere eternamente nel nostro database. Ci ritroviamo più tardi per degli annunci esclusivamente per le fornite con la seguente mail. Stampi questa mail,
nella quale troverà alcuni numeri affiancati a dei puntini sparsi sul foglio. Unisca i numeri in modo progressivo, così. Comparirà l'immagine virtuale per accedere alla sezione Desidero parlare con un esperto, appunto. Desidero. Disponga la sua immagine virtuale davanti alla webcam, facendo attenzione al parallasse terrestre e allo spostamento del polo magnetico. Comparirà la scritta carponi.cap. Si disponga Carponi davanti al suo PC, facendo attenzione a non uscire dalla visuale della sua webcam. Si infili un dito nel culo, si faccia una foto a bassa risoluzione, la stampi, ce la invii ed intoni ad un motivo di Verdi. Grazie per aver utilizzato il nostro servizio. Ma io veramente ho telefonato, ho scritto. Io ho urgente bisogno di parlare con un vostro esperto. Cordialità. Ciao, come va? Per sapere come va, componi il numero 42700 che troverai sulla tastiera numerica sulla fronte del tuo amico. Per sapere come va oggi, esercita una lieve pressione sullo sterno del tuo amico, facendo attenzione a non premere il tasto riavvio. Per sapere come andava ieri, esercita una consistente pressione sulla rotola destra del tuo amico. Per tutte le altre informazioni, scandisci a bassa voce ad un'orecchia scelta del tuo amico ogni altra informazione. Il nostro operatore sarà a vostra disposizione non appena possibile. Ci dispiace, ma il tasto selezionato non corrisponde a nessuna funzione. La preghiamo di riprovare più tardi. 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 Ho bisogno
niente fonica, di auto-inseminazioni. Inserisci! La sua attesa era sanitaria e dici lo voglio. Pensi a un numero di digiti canceletto, lo divida per due digiti asterisco. Sommi cinque, estraghi radici cubici. Oh. Togli il numero che ha pensati ed inserisci la sua carta di crediti negli appositi alloggiamenti. Benvenuti nel nostro servizio. Ora, un piccolo questionario per sapere come lei, signorini, è venuta a conoscenza del nostro servizio di auto-inseminazione. Uno, me l'ha consigliato un'amica. Due, me l'ha consigliato mio marito, compagno, fidanzato, ragazzo. Altro. Tre, a mio marito, compagno, fidanzato, ragazzo. Altro. Non tira più. Quattro, a mio marito, compagno, fidanzato, ragazzo. Altro. Non è mai tirati. Cinque, non ho mariti, non ho compagni, non ho fidanzati, non ho ragazzi, non ho altri, ma desidero comunque avere un figlio, barra figlia. Ora, scelga il tipo di miscele con cui effettuare la sua autofecondazione. Robusta, extra forte, orientale, classica, arabica, mistero, bio. Ora scelga il tipo di procedure con cui effettuare la sua autofecondazione. USB. Wireless. Agondati. Noi della nostra società consigliamo vivamente la procedura wireless. Ora, signorini, un piccolo messaggio pubblicitario. Poltroni e poltroni. Comodi, avvolgenti, rilassanti, sensibili al tocco, completamente rivestiti di un sottile strato di lana, di capra tibetana. Sensibili al tocco, per un comfort assoluto, con un sottile strato di carbone. Ora, signorini, respiri profondamente. Respiri. Si spogli. E entri dentro a poltrone, poltrone. Respiri. Una respirazione diaframmatica. Dentro, si rilassi, si accomodi. E rilassata. Senza paure, signorini. Ora, compia un piccolo cerchio con la punta del naso. Ma mi raccomando, faccia bene attenzione a non muovere il resto del corpo. Ora sentirà un lieve calore all'altezza del bacino, ma non si preoccupi, signorini. I sensori di poltrone e poltroni stanno individuando il punto migliore per l'accesso. Divarichi i gambi. Respiri, pensi quadro per la lubrificazione. Pensi cinque per la introduzione. Ora respiri, pensi intensamente al figlio che desideri, ma mi raccomando, fra i suoi pensieri non devono comparire cani, gatti, animali da cortili o d'altro. In questo caso, società si solleva da qualsiasi responsabilità circa il risultato della sua auto-fecondazione. Wireless. Respiri, si rilassi, pensi al figlio che desideri, contiamo 4, 3, 2, 1. Ma signorini, tra i suoi pensieri remoti è stato visualizzato un accoppiamento fra animali da cortili. Signorini, per piacere deve pensare al figlio che desideri. Si concentri, 3, 2, 1. Ma signorini, lei è recidiva! Il computer ha rilevato un accoppiamento fra
garzone che lavora alla panetteria all'angolo di casa sua. Per piacere, signorini, si concentri, pensi al figlio che desideri. Ultima occasione, ultima, al figlio, adesso, adesso, adesso! Scarico la pasta asciutta nel computer. Dall'acqua che bolli ad una memoria fissa di 00.001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 .
come ogni sera. Cerco nella Bibbia una risposta plausibile. Il mostro sottomarino sfodera le viscere per spaventarmi. Ma io continuo a tenere la testa nell'acqua. Anche la morte scorre via come una telefonata che si interrompe a tratti. Non c'è campo! Non c'è scampo, sembrerebbe. Eppure tutti respiriamo, tutti moriamo, tutti ci ammaliamo, tutti sopravviviamo. La sofferenza ci fa somigliare agli angeli. La miseria agli angeli. Angeli che cadono continuamente come mosche sotto la paletta di un chiunque infastidito, troppo pigro e distratto per chiedersi come mai non assomiglia ad una mosca. Contemplo il mio orologio nuovo, il mio milligrammi di grassi in meno, i miglioramenti del mio zigomo. Da una ruga dell'occhio scivola giù il dubbio sulla tastiera del computer. Oggi faccio confusione fra 00 pun... Trovo l'amore! Ad aspettarmi sul salvaschermo.
più che plausibile. Scolo gli spaghetti. Mangiare. Un bisogno reale. Una reale sofferenza. Io non voglio regali. Io vorrei spogliarmi di quello che ho. Vorrei spogliarmi di tutta me stessa. Nuda. Sotto la paletta moschicida. Preghiamo tutti insieme. Prendetevi le mani. Prendetevi le mani. Preghiamo. Preghiamo. Preghiamo tutti insieme. Preghiamo. Prendetevi le mani. Preghiamo. Preghiamo. Oh Julian Assange, che con il tuo agile mouse sgreti gli impenetrabili colossi di Bytes. Liberaci dall'ignoranza. Che ai ministri degli interni venga la diarrea. Il bruciore di stomaco agli ambasciatori. La psoriasi ai servizi segreti. Oh, Julian Assange, dicci quale sarà il futuro del mondo così che non lo si possa dire ai nostri figli per far cambiare loro la direzione.
Venga al tuo regno. Uno e binario, trasparente, leggero, democratico e mobile, virtuoso e fragile. Venga al tuo regno, dove è sicuro ciò che è fragile, pericoloso ciò che è impenetrabile. Venga al tuo regno, uno e binario, trasparente, leggero, virtuoso, veloce, democratico e mobile, trasparente. Suocero e parenti entro il terzo grado scrivono una mail a
punto, punto. Parlare con la famiglia, punto media. Cerchi qualcosa di superiore, un'entità che ti protegga dal male. www.diocè.io. Se invece non sei credente e ti ispira ad una visione laica della vita, visita il sito www.likevision.like. Da più di una settimana aiuti il tuo prossimo, controlla il tuo saldo punti. Senti di essere un peccatore, una peccatrice, recupera i tuoi punti inviandoci una mail a dipenti@simipetto.bet. Sei riuscito a mantenere il proposito di non masturbarti per oltre 12 giorni? Invia una mail a resistere@resistere.it. Tra i partecipanti verrà estratto un kit per la falegnameria domestica. Ed ora un piccolo stacchetto musicale. Tacchita, tocchi 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 ta. Tacchita, tocchi cucu tacchita. Magnifici tecnologie che ci elevi al di sopra degli uccelli del cielo, angeli di binari inconsistenti. Dalle nostre camere da letti lanciamo impulsi materiali direttamente alle nostre stampanti in salotto. Ci ritroviamo fra le mani un foglio in cui sta scritto amori in Times New Roman, corpi 12. Mi scappa la pipì. Come vorrei liberarmi dai suoi ingombri direttamente nel WC wireless. Vaghiamo dentro un immensi bolli in sapone. Possiamo linkarci ad un link che ci linkerà ad un altro link. Che ci linkerà ad un altro link. Che ci linkerà ad un sito pieno di link, e ci linkerà ad un altro link, e poi ad un altro link, ad un altro sito pieno di link, ad un altro link, e poi ad un altro link. Possiamo chattare, scambiarci messaggi, senza l'ostacolo del corpi. Forse il corpi non ingombri? È così spesso malati, abusati, oltraggiati, affamati, assetati, camuffati,
deturpati. Verrà un giorno in cui il corpo svanirà. Rimarrà solo l'eco del nostro essere umano e non avremo più bisogni. Perché a questi noi chiamiamo liberarci di noi stessi. Benvenuto nella postazione niente fonica AS451 di auto. Terminazione. Digiti il suo codice di accesso. Il nuovo regolamento ministeriale sull'autoterminazione assistita e o autonoma. L'autoprelevamento organi e l'autoinseminazione permette una qualunque di queste operazioni nelle nuove postazioni niente fonica. Vi ricordiamo che se avete superato gli 80 anni potete procedere all'autoterminazione senza necessità di autorizzazione dei nostri presidi sanitari. Prima di procedere, scelga dove riporre le sue spoglie, cliccando in basso a sinistra dove lampeggia la scritta spoglie. Il programma provvederà alla sua autoterminazione completa. Se desidera avvisare tramite SMS tutti i parenti iscritti alla sua mailing list, digiti il tasto 1. Se desidera lasciare un video messaggio, digiti il tasto 2. Video messaggio registrato con successo. Digiti il suo IBAN seguito da asterisco. Siamo spiacenti. Il suo saldo conto non è sufficiente per la riuscita della sua autoterminazione completa. La preghiamo dunque di rivolgersi alla filiale più vicina della sua banca. Nel frattempo noi tratterremo qui da noi il suo corpo. Grazie per aver utilizzato il nostro servizio. C'è crisi, siamo tutti indivisi, siamo molti imprecisi.
con me a danza sulle mani radioattive. Inaleremo le polveri e i rifiuti tossici. Ho vinto un rene wireless, aspetto il mio trapianto a 100.000 punti. Mi stiferò nel vento, c'è crisi, qui crisi, si è tutti crisi, si è molti imprecisi, in tempi confusi, c'è crisi. Deciso di rimanere, perché proprio per voi ci sono ora delle straordinarie opportunità, valide solo per le prossime 48 ore, udite. Vado con le domande. Lei in quinta fila, per caso fa le mani un maschio alla deriva? Lei fa le mani un maschio alla deriva? Un pusillano? Uno smidollato? Un essere senza personalità, incapace di assumersi le sue responsabilità di massa? Allora io la spingo, signorina, la esorto a consultare il sito www.licenziareimaschidamaschi.schi. Se poi il suddetto soggetto mi lanta orgasmi da fame, ma i suoi tempi di eiaculazione
non sono misurabili se non con strumenti di alta, altissima precisione. Allora io la esorto, signorina, la spingo a fotografarlo in quelle circostanze precise, a mandarci una foto in formato JPG, noi la pubblicheremo sul sito e siamo certi che non vi disturberà più. Il sito www.venutedarecord.org. Ora vi saluto perché anche io ho il diritto ad una pausa. Chiedo proprio se vale la pena resistere. Vale la pena resistere. Perché non ci regali un alfabeto nuovo che ci riempia di significato. E mentre lo aspettiamo, dimmi che cosa devo fare. Se alzarmi o sedermi, sorreggermi o lasciarmi cadere, dimmi se mi posso addolorare o se devo continuare a fare finta di non vedere. Di non vedere che la pietra si apre, si chiude, mi consuma, mi schiaccia. Ma vale la pena resistere. È vero, la tavola è abbondante. Almeno per ora. Il cielo è quasi sempre azzurro o grigio, ma che importanza ha? Noi abbiamo gli ombrelli, abbiamo le previsioni. E poi possiamo inventarci scintillanti macchine che balzano sulla luna. Possiamo cambiare i geni della terra, dei fiori, degli scarafaggi, delle foglie. Ma vale la pena resistere? Ogni giorno ci vediamo proiettati avanti e indietro da degli schermi, una macchina del tempo per l'idiozia. Tutti siamo tutto. Tutti siamo abili a tutto, tutti siamo intercambiabili. Forse è proprio questa intercambiabilità
che mi dà fastidio. Questa abbondanza di mezzi, questa povertà di carni, questa lontananza sempre più abissale da te. Ma te ci sei? Perché se non ci sei, dammi un segno tangibile della tua assenza e io mi metterò l'animo in pace. Finché tu non mi dici guarda che non mi devi cercare perché non ci sono, io continuerò a pregarti e a chiederti perdono per tutti i miei peccati, che sono tante quante le opportunità che mi concedo ogni giorno. Ogni giorno. Di abbandonarti. In verità, le pastiglie servono ad abbandonare la vita con umanità. Eh sì, perché qui le pene non possono essere disumane. Mano a mano che le prenderò, perderò dei pezzi. Ma non sentirò dolore fisico, così ha detto lui. Mi cancellerò lentamente, fino a non esistere più. Fino a non essere mai esistita, perché dice che hanno effetto retroattivo. Tu le prendi e è un po' come in teatro, che si spengono le luci e puff. Non mi vedrete più. Non mi sentirete più. Ma io sono sicura che qualcosa di me continuerà ad esistere, fosse anche solo un codice binario che trasporta un mio pixel. Un battito di ciglia di un mio gene ribelle. O forse un vostro neurone. Che mi ha memorizzata. In un tempo remoto. Io sono sicura che non potranno cancellare proprio tutto, tutto, tutto. Insomma, Cassandra è stata. Ed è stata anche un'attrice. Io sono sicura che continuerò a rimanere accanto a voi. In carne. E wireless. Sei bella e distante, e non si muove una foglia che tu non lo voglia, lontana così. Prendi la tua medicina, stenditi al sole che muore, senti la gola di Apollo salire per dire la sua verità. Ogni follia dà rifugio al dolore, il dolore che esiste.
che io non vedo da svegli. Tu sei migliore davvero, ti adoro, ti giuro, non vedo più te. Ma se prevedi il futuro, non prevedere niente per me, non prevedere niente per me, non prevedere niente di niente per me. Scorda il tuo dono, Cassandra, esci dal pozzo del nulla, prendi il mio braccio stasera, ti sposo, sicuro, non amo che te. Quel carro scuro che avanza è una sconfitta sicura, la tua parte.